Buongiorno, oggi siamo a vedere una location per il battesimo. È vero, sorellina, che vedi la location per il battesimo di Filippo? Sì. È triste perché è stata strillata che si è messa il rossetto addosso. Siamo andati a vedere questa villa, era molto molto carina. Questa è la sala dentro qualora diciamo piovesse o per fare l'aperitivo, mentre il fuori è pieno di verde, molto carino, ci sono diverse statue, si possono fare anche i giochi d'acqua con le fontane, insomma c'è un archetto molto molto carino e poi è presente anche la piscina e fuori si può tranquillamente mangiare, qui è dove si dovrebbe mettere il DJ e questa appunto la piscina, è molto bello, vi devo dire la verità, da fuori anche per le foto. Oh, loro fanno le ninne, che bravi. Io pure, però. Ma vi piace questa location, ragazzi? Questa si è levata le scarpe per saltare sul divano. Edo, ti piace questo posto? Io mi voglio sdraiare. Ti piace questo posto? Nessuno mi risponde. Ma allora, ragazzi, come vedete siamo tornati a casa, sono a casa. Abbiamo visto la sala, che in realtà è molto bella, che non è una sala, è una villa che viene affittata per fare appunto gli eventi. È molto bella, c'è la piscina, è molto elegante, ci è piaciuta tanto e in più adesso dobbiamo parlare, vedere un po' col catering come si può organizzare in base al menù, in base al tutto, perché comunque sia la villa c'ha un costo di affitto, che è quello, e poi bisogna vedere quello che ci vuoi mettere tu, il catering, che è una cosa a parte. Mentre stavamo andando via, cioè in realtà mentre stavamo là, Ele purtroppo ha cominciato a avere i brividi, gli sta risalendo la febbre, abbiamo richiamato il medico che adesso ci ha mandato la prescrizione per fare la profilassi di antibiotico. Quindi niente, siamo tornati a casa. Adesso io cucino il pranzo, in realtà solo per me, per Auri, perché Ele non ha molta fame. Poi vediamo come si evolve la giornata. Se tutto va bene, ho visto che c'è un circo qui vicino e ci portiamo Aurora, se Ele si sente bene, altrimenti ci andrò io con lei. Adesso cucino il pranzo. Com'è la carbonara? Buona. E guarda papà. Com'è? Bene. Buona? Buon pranzo. Ragazze, allora mi sono un pochino ripresa e volevo farvi vedere i cosiddetti pacchi che ieri Aurora mi è andata a prendere in bici col papà. Sono tre, di cui uno ho acquistato io, mentre gli altri mi sono stati mandati gratuitamente, quindi ci tengo a sottolinearlo. Allora, io partirei da ciò che ho acquistato io e poi vi faccio vedere quello che mi è stato mandato. Io ho fatto un ordine online da Sephora o Sephora. Ho ordinato da Sephora perché c'era il 20% su anche brand che di solito non scontano, come Natasha Denona e in più se arrivavi a 79 euro ti davano in omaggio 8 campioncini, che ragazze io pensavo tipo mini size, cose fighissime, in realtà sono tutti miseri campioncini. Giuro che non mi farò più ingannare da queste promo, di solito le fanno vedere, questa volta non le avevano fatti vedere e infatti c'era un motivo. Sono, ragazze, vedete, tutti dei miseri campioncini. L'unica cosa figa di questi 8 campioncini è questa mini beauty blender che utilizzerò per il contorno occhi. Ma sinceramente io ho preso una palette in più per arrivare a questa soglia, avrei speso benissimo 50 euro senza prendere un altro pezzo, ecco. Con l'ordine mi hanno dato altri 2 campioncini, ora voi magari vi sembreranno pure tanti, ma alla fine sono solo campioncini di profumi. Comunque, mi hanno dato una cosa interessante, che è praticamente il 20% di sconto su un prodotto preferito. Essendo io gold, posso fare anche l'ordine di un solo prodotto, avere la spesa di spedizioni gratis o ritirarlo in negozio. L'unica cosa è che praticamente tutti i brand interessanti, come sempre, sono esclusi. Allora, ragazze, non so per quale motivo la parte dove vi registravo gli acquisti di Sephora non è venuta, quindi ve li faccio rivedere. Ovviamente ho già buttato i packaging esterni. Allora, ho comprato il set di Sephora a 20 euro che contiene la matita di Charlotte Tilbury ed il rossettino. Sono proprio piccolini,
nel senso che sono veramente mini taglie, e adesso lo andiamo a provare insieme. Allora, questa è la matita labbra. Allora, la mina è dura, nel senso che comunque non è molto morbida, di conseguenza sicuramente dura di più, però è di quelle che secondo me va temperata ad ogni utilizzo, non come sto facendo io. Comunque io la metto un po' anche all'interno, e questo set è proprio il colore perfetto delle mie labbra. Il rossettino è questo, è molto carino, cioè per chi ha tanti rossetti le mie taglie sono perfette, ma me lo aspettavo, vi dico la verità, un pochino più grande. Ed ecco il rossetto applicato, come vedete è praticamente molto simile al colore delle mie labbra. Poi, ed è molto morbido e confortevole. Poi, sempre da Sephora, mi sono presa il contour stick, questo qua, che è viralissimo su TikTok, ed è un contour stick molto freddo, è molto cremoso, infatti con il caldo si scioglie facilmente. Comunque, ragazze, è veramente facile sia da applicare che da sfumare, ed ha un effetto proprio ombra pazzesco, ve lo straconsiglio, mi è piaciuto un sacco. Infatti da quando ce l'ho lo vedete tutto sporco perché lo sto utilizzando. La colorazione che ho preso io è la Fair to Light, la numero 1. Guardate come si sfuma bene, ma al contrario di quelli in crema che poi se ne vanno, questo rimane e dà proprio un effetto ombra pazzesco. Poi di Natasha Denona ho comprato la Mini Nude Palette. Io cercavo una palette naturale da avere tutti i giorni, perché attualmente in bagno io sto utilizzando questa, la I Need a Nude Palette, che è veramente grossa, ragazze, e utilizzo prettamente questi colori qui un po' più luminosi per fare un trucco al volo solo sulla palpebra mobile. Quindi ho detto, senti, fammi comprare una un po' più compatta che ha dei colori luminosi, e questa ne ha praticamente tre, che sono il rame, questo qua super luminoso bellissimo, e poi questo qua. Guardate che bel rilascio di colore. Adesso magari lo andiamo a provare. Vabbè, già che ci sto vi swatch anche questo e questo. Eccoli qua tutti gli swatch, se li andiamo a mettere su una mano, guardate, fighissimo. Già che ci sto, metto questo sulla palpebra. Guardate com'è bello luminoso, pieno luminescenze. Ed è bello questo anche per chi ha poco tempo di truccarsi, vuole un trucchettino al volo. Vedete da subito l'effetto occhio più sveglio. Lo sfumo un pochettino e vedete l'effetto è molto carino. Ed infine poi da Sephora ho comprato la palette di Rare Beauty, che è molto carino il packaging in plastica e rientra tipo, ed è una palette molto bella. Io vi dico la verità, l'ho comprata soprattutto per questo rosa glitter al centro, che è proprio luce pura, ragazze, guardate, luce pura. Ma in realtà ho visto su Sephora tanti look creati con questa parte e con questa, quindi ho detto perché no, può essere una palette jolly anche da vacanza, da una parte c'ha i trucchi rosa e dall'altra caldi, sicuramente è una palette estiva e sicuramente è una palette insomma da sfruttare, ecco, beh, il rilascio di colore è ottimo, da sfruttare secondo me se avete cioè vi piacciono queste tonalità un po' rosate, un po' calde, perché comunque è una palette veramente che vi può dare molte soddisfazioni. E quindi niente, comunque vedete come scrive bene, veramente ottima. Vi prendo qualche swatch, guardate qua. Guardate come è bella, bella, bella. Cioè, troppo figa. E anche per qualche trucco autunnale, insomma, molto carina. E questo è lo shopping da Sephora. Adesso vi faccio vedere anche i pacchetti che mi sono stati mandati. Quel pezzo di video è venuto, quindi mi rivedete come stavo all'inizio. Se avete prodotti di Sephora da consigliarmi, fatelo pure. Io vorrei comprare qualcosa di House Lab, il brand di Lady Gaga, che io adoro sia come artista sia come donna. Quindi vorrei appunto nel mio piccolo sostenerla, perché di certo non gli servono i soldi di Eleonora Manni, però insomma avete capito il senso. Poi mi hanno mandato dei Shiglam degli illuminanti, come vedete sono aperti perché li ho già provati e sono fantastici, sembrano delle navicelle UFO.
prima She Glam aveva fatto solamente questo, che è praticamente un po', diciamo, a base troppo bianca, secondo me, anche da usare per l'estate. Questo è bellissimo l'inverno, ma è troppo bianco l'estate. Cioè, almeno a parer mio, me lo metto sul naso e secondo me, ecco, è meglio qualcosa un po' di diverso. E quindi loro hanno ampliato la gamma e ne hanno fatti di altri tre colori. Indovinate qual è il mio preferito? Chi mi segue da tempo sa, ne hanno fatto uno rosa che vi faccio subito vedere. Questo è un po' too much, sicuramente da sera se andate a ballare, o c'è anche chi lo usa come blush, non so perché si vede più chiaro di quello che in realtà è. Forse devo cambiare un attimo la videocamera, fino a mo' si è visto tutto bene, non so perché questo, ecco, così si vede meglio. Perfetto, ed è proprio rosa rosa. Poi hanno fatto questo beige, bellissimo, ragazze. Ma poi guardate quanto cavolo sono pigmentati. Guardate, questo è oro e questo è il mio preferito, che vi ho lasciato per ultimo, che è un misto tra il bianco del primo e l'oro, troppo presente appunto in quello che vi ho mostrato poco fa, che secondo me questo è bello con l'abbronzatura o se non avete la pelle chiara. Ultimo pacchetto, rifornimento Yepoda. Io ormai sapete che adoro la loro skincare, sarei falsa se vi dicessi che i loro prodotti non mi piacciono, li utilizzo da febbraio, per cui insomma non stiamo parlando di giorni ma di mesi. E mi hanno rinviato, e sono contentissima perché l'avevo finito praticamente, il The Bubble Double. Non vi prendo in giro, è il secondo questo che termino, quindi questo è per dirvi che non sono falsa e i prodotti io li uso prima di consigliarveli. Mi hanno rinviato il The Calm Balm, che è appunto il burro struccante che io ho terminato da poco e ho iniziato la seconda confezione, e questa la terrò in scorta. Questo è il burro struccante a base di cocco, è buonissimo, succa anche il trucco waterproof, io mi ci trovo benissimo. Se amate la skincare coreana, sono prodotti che vale la pena provare. Poi mi hanno mandato il The Make Me Day Cream, che è una crema appunto da giorno e che va come ultimo passaggio. Eccola qua, verde, anche questa l'ho utilizzata e finita già. La Midnight Magic ce l'ho ancora, la devo terminare, vi dico la verità. Eccola qua, ed è quella che è super idratante, ragazze. Se avete la pelle secca, lo sa, praticamente agisce tutta la notte, dà un'idratazione a lunga durata. Poi c'è un prodotto che non vi devo far vedere, ma lo vedrete presto in un reel e qui su YouTube. Ed infine c'è The Mist Have, che è una mist che va dopo il tonico per preparare la pelle, oppure potete metterla prima di una maschera, insomma. Ha molti usi e li vedete spesso se mi seguite, quindi niente, sono troppo felice. Adesso, ragazze, penso che mi vado a mettere a letto prima di che non ho la febbre, quindi mi esalto e poi dopo mi sento male per 6 giorni. Ecco, evitiamo. Il dottore l'ho sentito, mi ha consigliato di prendere, oltre alla tachipirina, l'antibiotico con la amoxicillina, che si può prendere anche in allattamento, perché Filippo, nonostante stiamo provando a svezzarlo, comunque si nutre principalmente del mio latte, e quindi ecco, devo trovare un antibiotico compatibile con l'allattamento. A dopo. Ragazzi, buonasera, io sono uscito. Purtroppo Ele è rimasta a casa perché ha ancora un po' di febbre. Io sto portando Aurorina al circo senza animali, ragazzi, è quello con gli acrobati, i pagliacci, che sta vicino a casa. E lì, sei contenta di andare? Adesso vi faccio qualche ripresa. Sta cominciando, papà? Sì. Sbrighiamoci. Sì, sbrighiamoci. Prima che metti su cartelle e andiamo. Ragazzi, di Aurorina ci siamo seduti e siamo proprio davanti, è vero papà? Siamo quasi sul palco.
e qui si esibiranno gli acrobati. Il pagliaccio. Ecco, c'è Bing. Batti le manine, papà. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down for attendere, nascondendosi in piena vista, ma vegliando su di loro in segreto, in attesa, proteggendoli. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. Bravi! Si sono dovuto rientrare un attimo perché abbiamo fatto il biglietto, quello per stare vicino al parco, ho pagato un po' di più, però guardate qua. Ci hanno dato un poster di Aurorina con il pappagallo e dietro un'altra di Aurorina, io, il pagliaccio e il pappagallo. Beh, abbiamo il ricordo della prima volta al cinema. Sei contenta? Allora ragazzi, niente, volevo concludere il vlog raccontandovi un altro aneddoto, un'altra storia che succede sempre a me e Eleonora, insomma un altro evento. Niente, praticamente ero sul divano a guardare la TV, Ele e i piccolini erano in cameretta già quasi a dormire perché erano intorno alle 9:30, alle 10 di sera, e loro dormivano, io guardavo la TV. A un certo punto ho sentito Kira che abbaiava in una maniera un po' insolita, insomma non era un abbaio normale. Perché mi sono affacciato in giardino e praticamente nel nostro giardino c'era un ladro con una mazza, insomma un bastone in mano, e cercava di allontanare Kira che diciamo gli stava ringhiando contro, ovviamente, no? E quindi io mi sono affacciato, lui mi ha visto, io l'ho visto. Lui ha praticamente, noi abbiamo un pianerottolo di rialzo nel giardino, lui stava là sopra, chi era giù, che cercava di salire sul, insomma, su questo ripiano che è alto, quindi chi non ce la fa bene, si era arrampicata sul divanetto e lui cercava di lasciarla giù con sto bastone. E praticamente cosa è successo? Che lui mi ha visto, è saltato nel giardino del vicino accanto e io ho... mi è venuto da chiudere la grata, chiudere la porta, sono andato da Eli e ho detto guarda amore, ti chiudo dentro casa
perché avevamo i ladri nel giardino. E lei comunque si è spaventata, ha detto: ma adesso dove vai? Io invece sono uscito dalla porta d'ingresso principale, allarmando tutto il vicinato. Insomma, perché non sapevo se questo era un palo o se ancora dovevano entrare in qualche appartamento, se fossero già entrati, non lo so. Insomma, ho gridato. Sono uscito nel vialetto principale, da dove lui è saltato dentro casa, e ho cercato di trovarlo, di acchiapparlo. Insomma, non mi andava, mi aveva molto infastidito il fatto di averlo visto dentro casa. È quella che è la cosa che mi ha dato più fastidio, quindi ho cercato di andarlo ad acchiappare. Ho fatto tutto il giro largo perché lo volevo prendere da dietro, dell'altra palazzina praticamente, ma non l'ho trovato. Ad un tratto, vabbè, ovviamente, poi gridando, si sono tutti affacciati ai balconi con le torce dei telefonini, insomma, hanno allarmato tutti che gridavano. Insomma, io ho fatto il giro e non c'era. Un signore si è unito a me, cioè nel senso. Stava lì nel viale, e io che ho fatto? Ho detto: vabbè, adesso salto, entro nel giardino del vicino dove questo tipo è saltato, perché comunque è un giardino, diciamo, chiuso, quindi la possibilità da quel giardino di scappare via era poca. E quindi io la mia intenzione era acchiapparlo. Nel frattempo, ele aveva armato i carabinieri. Io mi ha passato il telefono dal giardino mio. Io ero con la chiamata in corso e stavo andando a chiappare sto tipo. Praticamente sono saltato nel giardino dei vicini. Ho cercato di trovarlo, però è tutto buio perché purtroppo il vicino, scusate, ha un giardino con moltissima vegetazione, anche un po' incolta, è da tanto, quindi diciamo che deve sistemare la situazione. E poi lui non c'era, tutte le luci erano spente e non si vedeva niente, niente, non c'era, non c'è passaggio di luce perché ha queste canne alte. Insomma, cercavo di trovare sto tipo e dicevo: occhio che ti acchiappo, occhio che ti acchiappo, perché nella mia testa io dovevo acchiapparlo. Insomma, mentre ero nel giardino lì per cercare di trovarlo, hanno sparato due colpi. Sì, raga, hanno sparato due colpi. Ci siamo, insomma, buttati per terra. Adesso io credo, secondo quello che ho sentito io e un po' di esperienza, fosse una scacciacani. Dal rumore che ha fatto, comunque sia, nessuno mai la certezza la potrà avere. Fatto sta che ci siamo buttati per terra e questo tipo è riuscito a scavalcare, nonostante la signora l'abbia visto, gli ha buttato l'acqua fredda. Non ho capito poi la signora cosa diceva, e vabbè, dal balcone. Praticamente questi due spari, due o tre, io ricordo tre, poi raga, nella concitazione. Sicuramente posso sbagliare, qualcuno dice due, io mi ricordo tre, comunque sia. Questi spari sono stati diciamo, la distrazione da parte del palo che era fuori dai giardini, dall'altra parte, per far scappare via il compagno, chiamiamolo così. E quindi io inizialmente, quando ho visto i colpi, mi sono spaventato a morte perché ho detto, siccome c'era quell'altro signore anziano, nella mia testa ho detto: Madonna, è successo qualcosa. Quindi prima mi sono buttato per terra. Quando poi non ho sentito più niente, mi sono alzato, sono uscito correndo dal giardino. Ho rifatto il giro andando incontro a questo signore anziano, perché raga, che ne so, ho sentito due colpi. E poi no, invece l'ho trovato là che veniva verso di me. Ho detto: guarda, occhio che ho sentito gli spari, l'ho sentito pure io, una concitazione. Comunque sia. Nel giardino poi lui è scappato, insomma, non c'era più nessuno. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri, abbiamo raccontato la situazione, hanno cercato qui in zona, qui vicino, se ci fosse stato qualcuno. Però ragà, erano scappati. Ripeto, secondo me hanno usato l'escamotage di sparare due colpi. Comunque sia, io penso che era una scacciacani. E per scappare, perché qua siamo due palazzini, una accanto all'altra, raga, vi assicuro che c'era tutta la gente, tutti,
fuori dai balconi con le torce che urlavano, che insomma che allertavano. Quindi sicuramente questi due o tre per scappare non sapevano più come fare, erano stati colti proprio così e hanno sparato. Comunque, poi quando ci siamo tutti riuniti, tutto il vicinato fuori, tutti spaventati ovviamente, eccetera, eccetera, praticamente noi avevamo, adesso sono tornati, la vicina qui accanto che aveva la casa vuota da una settimana e caso strano. Era andata la sorella, insomma, a fare un po' di controllo e aveva lasciato un po' la finestra aperta per far sì che il gatto nel cortile riuscisse a rientrare dentro casa e dal cortile nostro volevano passare nel cortile dei vicini. A me la cosa mi ha molto innervosito quando l'ho visto dentro casa perché nella mia testa è scattata l'idea, ok, sono io, ci sto sul divano, me ne sono accorto. Posso proteggere la mia famiglia, ma metti che io ero a fare una partita di calcetto, ero a fare una partita di padel, ero a lavoro a fare una lunga. Il fatto che qualcuno possa entrare nel giardino e quando io non ci sono mi fa proprio innervosire, quindi ero molto nervoso. Non si fa, ragazzi, non prendetelo come esempio, non si fa. Bisogna chiudersi dentro casa e chiamare le forze di polizia. Ma io mi sono molto 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 innervosito. L'idea di averlo visto dentro casa e che era in pericolo Eleonora e i bambini mi hanno fatto proprio innervosire, che ho fatto qualcosa che non si dovrebbe fare. In questi poi è finita così. I carabinieri l'hanno cercati, non hanno trovato nessuno e buonanotte Arsecchio. Comunque, raga, non si può stare più tranquilli. Questa è un'altra delle nostre avventure. Sì, e poi ci tenevo a dire una cosa, prima che nascano polemiche, in che quartiere abitate, il No, 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 Bronx. no. Noi siamo in un quartiere, diciamo, sì, Centralissimo. tra Roma Nord. Sì, dove queste cose non succedono quasi mai. Sì, vabbè, i ladri di Esatto, quartiere io penso che ci siano dappertutto. cioè non è il nostro quartiere il No, problema è ormai la no, criminalità che ci sta, dato la povertà che sussiste. E niente. Però ragazzi, mi raccomando, se succede qualcosa, chiudetevi dentro casa e chiamate le forze di polizia. Non A fate come ho domani. fatto io.